Villa Lucheschi a Vittorio Veneto, una crotteriale, una cariatide, non so come si voglia definire, comunque una statua fatta in materiale cementizio, però di bella fattura, totalmente ignuda, rappresenta la fortuna, tiene nella parte destra del corpo, ben salda con il braccio destro, la cornucopia, con tutti i suoi doni che rappresentano appunto la fortuna, in questo caso positiva, dell'uomo, che però evidentemente si ottiene attraverso la veritas, che è rappresentata dalla nudità della statua. È una figura apotropaica, cioè che porta bene, che porta fortuna, e oggi la voglio dedicare a me e a tutti noi, in questo periodo così difficile, nonostante la meraviglia assoluta del cielo e del sole e della natura che sta esplodendo in una bellezza assoluta. E speriamo in meglio, dai, nonostante i nostri padroni vogliono farci pensare a tutte cose brutte. Speriamo in meglio, speriamo in una bella fortuna futura, in un blooming, in una infiorescenza nuova, così come la natura ci sta dicendo a gran voce. Evviva la fortuna! Ecco, altra statua, sempre qui in Villa Lucheschi a Serravalle, Vittorio Veneto, abbiamo molto probabilmente la figura di un eroe. Un eroe che si appoggia sul suo arco, vediamo che ha la faretra, cioè il contenitore delle frecce, sulla gamba sinistra, è totalmente nudo. È in posizione un po' curvilinea, quindi come un po' ingobbito, no? Rispetto al corpo, e appoggia completamente sulla colonna spezzata, che è simbolo della morte. Quindi gli dedica, o ha dedicato probabilmente, ecco la torsione del corpo, ha dedicato probabilmente la sua vita ad uno scopo alto. Quindi è un eroe, no? Un eroe. E noi, qual è il significato per oggi? Così mi piacerebbe che fosse per me, ecco, per me, poi non so se a voi piace, e il discorso che non siamo più eroi, soprattutto noi maschi dovremmo essere capaci di dedicare la nostra vita agli altri, uno scopo collettivo, per esempio ribellarci a questa nuova tirannide che sta avanzando giorno per giorno con provvedimenti e decreti, o meglio decretini, no? Che fanno passare, fanno la finzione che sono, guarda un po', passati prima della firma, no? Per creare il panico e metterci sempre più sotto. Dovremmo ribellarci, soprattutto noi uomini di una certa età, e protestare, protestare, essere eroi nudi, come questo, che viene rappresentato qui in questa statua, e avere il coraggio di dedicare la vita ad uno scopo collettivo, che per esempio è il mantenimento dei diritti fondamentali dell'uomo, del cittadino, che in questo momento sono assolutamente in pericolo.